Io credo che la Regione si sia impegnata in modo veramente forte e anche importante per quello che riguarda il fronteggiare l'emergenza Covid, con tutta una serie di ordinanze fatte anche in maniera non solo tempestiva ma addirittura anticipatoria rispetto a provvedimenti nazionali. Quindi sotto questo aspetto c'è stato già un buon risultato, c'è stato anche un interesse notevole a cercare di dare una mano, come dire, con interventi mirati per le categorie ma anche sul sociale. Noi crediamo che sia a questo punto arrivato il momento di, come dire, inquadrare il tutto in una logica, un'idea strategica anche di sviluppo, cioè gli interventi che, pur dettati dall'urgenza dell'emergenza, possono e debbono essere ricondotti in un'idea strategica che guidi l'azione regionale. Noi abbiamo individuato 9 campi di interventi che vanno dall'edilizia all'urbanistica, che vanno dalle professioni, vanno alle piccole, medie, grandi imprese. Abbiamo, come dire, colto l'intero scibile del sistema Regione Abruzzo. Diciamo significativamente, crediamo che l'idea che è stata colta nella finanziaria regionale di Abruzzo Regione del Benessere, inteso come evoluzione e sottolineatura della qualità della vita, sia per il benessere interno degli abruzzesi, ma anche come motivo turistico, perché capite bene, significa anche avere prevenzione sanitaria, tutta una serie di turismo sostenibile, è quello che oggi cercano i turisti, coloro che vengono da fuori. Quindi l'Abruzzo ha già in sé, nella sua finanziaria, un'idea strategica di sviluppo. Lavoriamo su quella e su quella individuiamo tutti gli strumenti possibili e immaginabili per la crescita della regione. È propedeutico anche un riordino magari degli interventi finora fatti, in termini anche di snellimento delle procedure, che penso siano questo uno degli argomenti centrali della nostra indagine, e propedeutica ovviamente alle riprogrammazioni dei fondi, perché noi vorremmo che, fermo restando le sollecitazioni dei territori, ci sia comunque da parte della Regione la capacità di dotarsi di una programmazione di alto profilo che vada a cogliere la strategia dello sviluppo, a prescindere anche, se possibile, delle sollecitazioni.